Così come ci sono dei vantaggi nella scelta del digiuno intermittente, ci sono sempre anche degli svantaggi. Come qualsiasi soluzione, io dico che ogni soluzione è come una coperta, no? Se tiri troppo la coperta da un lato, l'altro lato del letto rimane senza e viceversa. Quindi ogni soluzione che tu scelga ha una misura preimpostata e devi stare attento a posizionarla nel momento giusto, al posto giusto, altrimenti corri il rischio di lasciare qualche parte scoperta. Quindi ci sono degli svantaggi anche sul digiuno intermittente che è bene considerare. Quali sono questi svantaggi? Bene, se vuoi costruire massa muscolare, occhio ad utilizzare il digiuno intermittente perché se sei un soggetto tendente già a subire lo stress, a subire l'ansia, quindi sei uno che normalmente risulta stressato da qualsiasi evento possa vivere nella sua quotidianità. Di per sé un'elevazione del cortisolo, ma semplicemente perché stando troppo tempo digiuno richiami cortisolo perché il cortisolo è l'ormone della richiesta energetica. E cosa succede se però i livelli di cortisolo cominciano a diventare cronici, cronicamente alti? La risposta più semplice, ovviamente essendo un ormone di richiesta energetica, è andare a depletione di glicogeno e immettere nel flusso ematico del glucosio. Ora, una volta che il glucosio è nel flusso ematico, ti succede che i livelli di insulina si alzano appunto per autoregolazione e per cercare di immagazzinare il glucosio e riportare la glicemia ad un livello normale, che di per sé è una reazione fisiologica, è una reazione normale, ma ti dicevo, se sei un soggetto che è fortemente stressato già normalmente, i tuoi livelli di cortisolo possono diventare alti in maniera cronica. Allora anche la risposta dell'insulina diventa una risposta cronica. E siccome più insulina immetti nel circolo ematico, quindi più il picco di insulina non ha un tempo breve, ma rimane elevato nel tempo, e più quello che svilupperai sarà una resistenza insulinica, quindi una difficoltà nel mobilizzare quelli che sono i grassi o i zuccheri per produrre energia. Allora ti tornerà contro questa situazione e anziché essere capace di bruciare più energia, sei incapace di bruciare più energia. Inoltre, i livelli di cortisolo cronicamente elevati determinano una parabola discendente agli ormoni prevalentemente anabolici, come il testosterone, ma anche gli estrogeni. Quindi, ripeto, se vuoi costruire massa muscolare e sei un soggetto che nella quotidianità soffre lo stress, il digiuno intermittente sicuramente non è una soluzione più appropriata per la tua persona. Abbiamo anche un'altra limitazione. E se sei un soggetto che normalmente subisce attacchi di fame e che va alla ricerca di cibo, spazzatura, tipo gelato, tipo zuccheri, tipo fritti, e una volta assaggiata una cosa del genere non riesce più a farne a meno, nel senso che ne deve consumare tanto, il digiuno intermittente non è proprio la scelta ideale per te perché diventa un ulteriore stress di natura nervosa e quindi nel momento in cui interrompi il digiuno potrai non affrontare il pasto con la qualità con cui devi e quindi ricercare quei cibi di cui normalmente già sei affamato e con una verve molto molto più intensa. Quindi corri il rischio veramente di finire in basso con l'alimentazione. Diventa un ulteriore stress per te il digiuno intermittente. Ricapitolando quindi, le limitazioni del digiuno intermittente riguardano quelle persone con
un forte senso di ansia, che risultano molto stressate in giornata e che soffrono in maniera forte la fame, e soprattutto quando hanno fame vanno alla ricerca di cibo spazzatura. Quindi occhio, perché il digiuno intermittente ha degli enormi vantaggi, ma per queste persone presenta una serie di svantaggi molto importanti.